Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo Scorch Drago alla massima potenza. Proveremo innanzitutto il suo squarcio, che effettività ha. Partiremo da Vallarguta nella zona più elevata e finiremo a Montespago nella zona più elevata. Voglio vedere il suo squarcio del drago in modalità solo, fino a che potenza è usufruibile. Io dallo squarcio del drago cosa mi aspetto? Mi aspetto di far fuori i piccoletti, i medio zombie. Ovviamente ai livelli alti non mi aspetto di ammazzare cicciotti né di danneggiare smasher. Come tutti voi potete ben vedere, Scorch Drago aumenta la gittata di squarcio del drago a 3 unità, l'ampiezza a 2 unità e i danni del 25%. Quindi riusciremo a prendere praticamente tutti gli zombie che stanno circostanti al nostro squarcio del drago. E l'unica perk utile che vi consiglio di mettere, appunto, squarcio del drago lascia una scia persistente di energia che infligge 26 danni energetici base al secondo. Potete anche mettere Sarah Otep, che è diciamo il ninja dell'evento di Halloween, che vi riduce il costo energetico dello squarcio del drago, però non è essenziale raga. Effettivamente lo squarcio del drago, avendolo una volta ogni 7, 8 secondi, 9 secondi, non andremo mai fuori di energia. Piuttosto io vi consiglio, piuttosto che mettere questa perk, di aggiungere una perk per l'energia sulle uccisioni, che è per esempio le eliminazioni con armi in mischia danno 7,5 energia, oppure le eliminazioni ti curano per 6 di energia per 3 secondi. E ovviamente in base alla zona in cui andrete vi consiglio di utilizzare o non utilizzare il survivalista. Ecco, a seconda anche del survivalista io vi consiglio, anche a seconda dell'arma che utilizzate, anche la tecnica di Mac è sicuramente ottima. La tecnica ombra rigenera 2,7% di scudo al secondo. Io con questa build voglio farvi capire di personalizzarvela come volete. Se volete dare più potere alle spade, ovviamente giocando con spade per ammazzare i medio grossi, utilizzate una build appositamente per le spade. Se invece state affrontando una difesa a scudo, magari io vi consiglio di mettervi, che ne so, una perk per appunto i fucili d'assalto, tipo incrementiamo i danni critici dei fucili d'assalto, così andiamo a shottare gli smasher con lo schioppo. Per quello io ci tengo a non completare questa build per questo video. Scorch Drago è uno di quegli eroi che è personalizzabile al 100%, potete fargli quello che volete, perché secondo me la cosa più importante di lui è appunto la sua abilità. Quindi per questo video io la build ve la tengo così, raga. Detto questo, passiamo al gameplay. Ok, partiamo da Vallarguta nella zona al 70, vi avevo promesso che vi facevo vedere anche... Da un senso di soddisfazione enorme farlo, raga, perciò ve lo faccio vedere. Ovviamente poi saliremo di zona, andiamo anche a Montespago nelle zone alte. Però voglio darvi un attimo l'idea dello squarcio vero e proprio. Vedete come proprio anche chi passa sopra viene proprio squagliato dallo squarcio persistente, ovviamente nelle zone basse, eh? Non aspettatevi lo stesso comportamento nelle zone alte. Però rimarrete molto stupiti anche di questa build. Anzi, di questo eroe a questo giro, mi toccherà dire. Io tento sempre di farli ammucchiare il più possibile, così vi riesco bene a far capire. Ok, a mezza vita. Lo squagliamo, il mostro della nebbia. È proprio ampio, vedete? Non è per forza obbligatorio che li pigliate, diciamo, nella vostra traiettoria, in quanto prende anche in larghezza Scorch Drago. Penso che si noti abbastanza anche dal video, no? Oltre che dalla descrizione, comunque è abbastanza visibile l'effetto appunto della larghezza, come si può dire. Piccolino piccolino Scorch Drago, ma guardate che squarce, guardate. Raduniamoli ancora e via. Ottimo. Ok, zona al 76 adesso. Siamo già a Montespago, ovviamente. Tento sempre di radunarne il più possibile per cercare di farne fuori quanti più possibili, appunto, con uno squarcio solo. Olè. Adesso ci provo anche con uno smasher, raga, eh. Anzi, due smasher. Due smasher, ok, li ho presi. Sono belli più che hittati, però... Ok, un altro squarcio. Vediamo quanti squarci devo fare per uccidere questi smasher, eh? Terzo squarcio. Ah, uno è morto, ok, perfetto. Quello di fuoco non è ancora morto. Probabilmente ha bisogno di un altro squarcio intero, direi proprio di sì. Un secondo. E let's go.
Passiamo alla zona 88. Elimina e raccogli è perfetto per mostrarvelo, raga. In più cerco di attivare quanti più accampamenti possibili. Svegliamo tutti gli zombie possibili. Questi meglio che comunque li fate fuori, perché se sono di natura vi tolgono anche la stamina. In questo caso d'acqua no, però sono fastidiosi. Let's go. Mi soddisfa troppo questo squarcio, raga. Davvero, davvero. Riesco a ammazzare anche i mostri della nebbia tranquillamente, senza dover nemmeno usare la spada, direi. Basta essere più pazienti del solito, dai. Magari utilizziamo un po' le armi. Ah, qua ho sbagliato. Guardate quanti, raga. Quasi tutti morti, peccato per uno. Smasher all'88. Vi ricordo che sto affrontando tutte queste missioni in solo, raga. Non sono boostato dai compagni. Penso che lo vediate anche voi. Ok, perfetto. Avete anche la tecnica ombra che, raga, guardate, mette le catene. Li rallenta ed è molto molto comoda anche la tecnica ombra, ricordatevelo. Passiamo nella zona al 100. Ci tengo molto ad aumentare sempre più di livello, raga, così avete modo anche di capire quanto è pro Scorch Drago. È stato addestrato bene Scorch Drago. Era forte prima dell'Hero Rework ed è fortissimo pure ora, raga. Lo state vedendo con i vostri occhi. È molto comodo anche, più che altro lo squarcio fa fuori intorno, appunto, ve l'ho già citato troppe volte, però è degno di nota, diciamo. Speriamo che muore con lo squarcio persistente, no. Già comunque i medio cicciotti fanno un po' più fatica. Beh, più di mezza vita gliela tolgo, eh. Se li riesco a prendere bene, restano persistenti nella mia scia. Cioè, vedete, non ho comunque problemi. Un paio di squarci e anche i cicciotti. Shuriken, via. Super squarcio. Ecco, l'accampamento con uno squarcio solo, raga. Dunque raga, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Come al solito vi ricordo che potete lasciarmi un bel like e supportarmi come creatore. Per farlo vi basterà inserire Kino TV nell'item shop di Fortnite. Mi raccomando raga, pensate bene all'acquisto di Scorch Drago, perché secondo me è un eroe che aiuterà molto sia ad aiutare le difese scudo degli altri giocatori e sia per comunque affrontare le nostre missioni, accampamenti, distruggere raccogli. Insomma, è un ottimo ottimo eroe, un ottimo ninja da ottenere, raga, fidatevi di me. Io non posso fare altro che ringraziarvi di aver guardato questo video. Grazie mille del supporto a tutti quanti, raga. Noi sappiate che ci vediamo con il video di domani. Potete comprare Scorch Drago nel negozio evento, rimarrà fino alla fine della stagione. Bella bella!